Crescono del 20% nel tragitto tra casa e lavoro, diminuiscono invece del 21% durante lo svolgimento delle mansioni, ma quest'ultimo dato, se letto correttamente, in realtà dice altro. La conseguenza è che in Veneto la curva degli infortuni mortali sul lavoro è comunque in crescita. I dati dell'osservatorio di Vega Engineering tra gennaio e settembre di quest'anno, in confronto agli stessi mesi dell'anno scorso, dimostrano come innanzitutto ci sia un problema sicurezza sulle strade. In un anno un quinto in più dei decessi andando e tornando a casa dal lavoro, i cosiddetti infortuni in itinere, è il dato che salta all'occhio, spiega Federico Maritan. I lavoratori sono paragonabile a qualsiasi altro utente della strada. Sappiamo che le strade sono, diciamo, un ambiente pericoloso e questo, insomma, determina anche questi infortuni mortali che coinvolgono i lavoratori. Migliore la situazione invece degli infortuni sul luogo di lavoro, anche se qui dal totale va scorporato il dato sugli infortuni legati al Covid, drasticamente calati in un anno. Se esclusi, la realtà è differente. L'anno scorso gli infortuni mortali correlati al Covid erano 271 nel periodo gennaio-agosto. Nello stesso periodo di quest'anno sono 14. Per contro, gli infortuni che diciamo avvengono nei luoghi di lavoro non correlati al Covid erano 501 l'anno scorso e sono 663 quest'anno, cioè c'è un aumento in effetti del 32% al netto, come dicevamo, degli infortuni correlati al Covid.